nono con la Corea agli scorsi mondiali, sinonimo di qualifica diretta a squadre per le prossime Olimpiadi. E quindi, se venisse selezionato, lo vedremo anche la prossima estate a Tokyo. Allora, Yurchenko teso, due avvitamenti e mezzo. Piccola deduzione, fase di atterraggio, abbiamo visto come è uscito fuori dalle linee di demarcazione. Ecco, flick, la spinta, buono, uno, due e mezzo. È difficile questo ulteriore mezzo avvitamento finale, perché se hai le spalle e il bacino troppo arretrate può succedere quello che è successo al nostro Pablo Breger, che fai la frettata e ti siedi e regali un punto a tutti. Beh, diciamo che Pablo Breger, purtroppo per lui, agli scorsi mondiali ha vissuto due giornate no, per così dire. Però succede anche ai migliori, come si suol dire, però davvero basta poco per far sì che quando non gira va non avanti gira. A non girare e non riesci a far cambiare l'andamento delle cose, purtroppo. E stiamo parlando in particolar modo della finale a squadre. Ma intanto, secondo salto per Juno Lee. Anche qui, insomma, l'atterraggio non è pulitissimo. E questo Tsukara con soli due avvitamenti. Ecco, si parlava di Breger. Pablo aveva proprio eseguito questo salto, ma con mezzo avvitamento in più, che è la parte proprio più difficile. Il coefficiente da 2, 2 e mezzo evidentemente sale. Ecco qui la fase di volo. 1, 2 e chiudere con la, diciamo, il volto rivolto alla tavola è sempre più facile che non col dorso rivolto alla tavola.